Allora, buongiorno a tutti, non so se è così. Buongiorno a tutti. Abbiamo indetto questa conferenza stampa per presentare l'accordo che sigliamo oggi. Ieri la Giunta mi ha autorizzato a sottoscrivere questo accordo. Sono presenti i sindacati rappresentativi della categoria e darei immediatamente la parola in ordine di rappresentatività a Massimo Maggi, che voi conoscete, che quindi poi successivamente a Fabrizio Valeri dello SNAMI, poi prende la parola velocissimamente la dottoressa Storti e chiuderemo questo accordo con il mio brevissimo intervento. Grazie. Prego Massimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ma è un accordo importante quello che noi andiamo a firmare oggi, anche perché colloca la Regione Marche probabilmente tra le più avanzate in questo momento d'Italia per quanto riguarda la volontà di sperimentare una nuova modello di organizzazione territoriale. E parlando con alcuni di voi, prima si diceva la carenza dei medici. Certo, c'è questo, è un elemento pesante, però io voglio sottolineare la forza, la volontà, la capacità di progettare un sistema territoriale, di assistenza territoriale più adatto alla risposta alle cronicità, più adatto alla flessibilità dei territori, all'assistenza domiciliare. Quindi noi con questo accordo avviamo una sperimentazione che abbiamo provvisoriamente chiamato H16 rafforzata perché sarà una mappatura del territorio laddove ci sono meno richieste e meno domande di assistenza. La continuità assistenziale terminerà alle ore 24 e poi riprenderà al mattino alle 8, laddove invece c'è più richiesta di assistenza che scaturisce appunto da questa conoscenza, una mappatura del territorio, ad esempio le strutture residenziali, gli hospice, l'ospedale di comunità, lì invece l'assistenza rimane per le 12 ore, dalle 24 alle 8 del mattino. Questo significa che si liberano alcune risorse per poter dare risposte durante la mattina con più diagnostica negli studi medici, nei distretti, e quindi per dare più risposta alla cronicità e ai bisogni della popolazione che invecchia sempre di più e che richiede sempre di più una presenza, una prossimità dei medici, della capacità di dare, come dire, appunto risposta ai loro bisogni, alle loro esigenze. E questa è la scommessa che vogliamo fare, questa è la sperimentazione, perché partiremo con una sperimentazione, quindi faremo, come dire, un avvio ben controllato di questo nuovo modello. Per cui ecco, a questa proposta la medicina generale, la FIMG senz'altro è presente, perché credo che questa sia la chiave di volta per poter garantire che in un prossimo futuro, nonostante le problematiche del Covid, non dimentichiamo anche l'emergenza umanitaria della guerra, nella quale noi siamo presenti e siamo attenti alle necessità che saranno poste da questa condizione. Ecco, questa sarà appunto un ponte verso il futuro, la capacità di progettare la sanità che verrà, che tra l'altro sarà anche stimolata dal PNRR e che garantirà maggior assistenza e maggior risposta di prossimità ai cittadini. Non c'è una riduzione dell'assistenza sul territorio, anzi c'è un rafforzamento, perché da questo punto di vista una centrale operativa sarà in grado di organizzare, dare una orientamento alle richieste dei cittadini, il 118 interverrà in quelle condizioni in cui deve intervenire e senz'altro l'incremento dell'attività domiciliare diurna sarà in grado di intercettare molte di quelle risposte che qualche volta, di quelle domande che qualche volta vengono fatte la notte e che invece adesso potranno trovare una giusta dimensione, una giusta collocazione nell'appropriatezza del percorso di cura e di presa in carico del paziente. Grazie dottor Maggi, adesso la parola al dottor Fabrizio Valeri, che è il segretario dello SNAM. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, io sì, sono pronto? Sì, grazie, dicevo, buonasera a tutti. Ecco, io volevo raccontarvi un po' la storia di questo accordo molto importante che ci porta, è un ponte verso il futuro, però è un ponte anche a sanare le cose vecchie, perché siamo
un pochettino da qualche mese, soprattutto io da dove vengo io, dall'area vasta 1 di Pesaro, abbiamo dei problemi proprio di copertura delle zone di Guardia America, delle portazioni, una cosa che per fortuna siamo riusciti, grazie a tutti, all'altro, all'assessore e a tutti i colleghi, di arrivare a questa cosa importantissima, perché il rispetto dei nostri colleghi era una cosa che noi avevamo messo come prima idea di raggiungere alla fine di questo percorso. Il fatto del futuro è importante perché si dovrà rimodulare tutto alla luce delle PNRR, si dovranno eliminare tutte delle importanti, devo dire, obblighi che adesso hanno molti colleghi che di fatto con le incompatibilità non possono fare determinate cose. C'è una proposta delle regioni di andare oltre questo, di superarle. Si parlava oggi di mandare appunto ridurre il primo, secondo anno, terzo anno dei corsi di medicina generale, arrivare fino ai 1500 pazienti a 24 ore, quindi adesso sono limitati molto. Noi abbiamo dovuto faticare per riuscire ad arrivare ad un accordo, veramente io sono contento perché voi l'avete già letto, si arriverà fino a con accordi locali fino ai 40 euro all'ora, che penso che sia un riconoscimento giusto per i ragazzi di Guardia Medica, i colleghi che stanno lavorando da mesi sostituendo 2-3 postazioni e lavorando su 2-3 postazioni. Quindi è un io sono molto soddisfatto di questo punto, ringrazio, ripeto, la controparte di questo momento della regione nella figura dell'assessore per essere stato molto vicino, perché è facile poi dire manco i medici, chiudiamo le prestazioni, colpa di quello, colpa di quell'altro. Noi abbiamo cercato di superare questi discorsi e andare a fare una cosa equa, giusta e che possa aiutare poi nello sviluppo. Ripeto, il mio collega Massimo diceva giustamente che cambieranno molte cose, ci sarà lo sviluppo molto della medicina generale territoriale, cambierà radicalmente il bene e il male. Adesso questo ne vedremo man mano, c'è già una proposta di M71, come avete visto, che coinvolge tantissime figure e cambierà la faccia della medicina territoriale. Io spero in bene, perché adesso dei problemi ce ne sono tanti. Quindi ripeto, sono soddisfatto e sono sicuro che questo migliorerà il lavoro di tutta la medicina territoriale. Grazie. Grazie Fabrizio, la dottoressa Storti, anche per qualche dettaglio per i giornalisti, poi naturalmente la stampa può fare delle domande. Tecnicamente cosa succede? Grazie assessore, buongiorno a tutti. Considerazioni. Io ringrazio i colleghi che rappresentano i nostri medici di assistenza primaria perché insieme a noi hanno deciso di fare una scelta coraggiosa, responsabile e soprattutto ponderata, perché siamo partiti da quella che è non la storia per partire indietro, ma da quella che è la situazione delle nostre postazioni sul territorio e dell'organizzazione, per capire laddove il fabbisogno era più necessario di concentrare l'attività di questi nostri giovani medici, che sono stato un supporto enorme in questa fase della pandemia, a secondo proprio dei bisogni della popolazione. Quindi non è tutto a tutti distribuito, ma laddove, nelle fasce orarie in cui è più necessario. Questo ci permette di non solo di utilizzare le risorse, di utilizzare al meglio queste grandi, importanti figure, risorse professionali, ma anche di far sì che i cittadini possano avere una risposta laddove è più necessaria. Dicevo, è un accordo coraggioso perché abbiamo un pochino anticipato quello che potrebbe essere ripreso nel nuovo contratto collettivo nazionale, l'abbiamo voluto sperimentare nella nostra regione perché la situazione era quella ottimale, la carenza di medici che lo sapete sta a livello di tutta Italia ma anche di tutta Europa, ci permette di fare un'attenta analisi di dove servono in quelle fasce orarie e quindi di applicare questo contratto in questo modo. Chiaramente potrebbe essere il punto di partenza di una rivisitazione di quella che è tutta dell'organizzazione dell'assistenza primaria territoriale, ma anche della rete dell'emergenza territoriale, in perfetta sintonia e proprio sintonia con quella che è l'attività dei medici di medicina generale, che non è una piaggeria, ma sono quelli che hanno il polso della situazione, soprattutto delle cronicità e del territorio.
Quindi io vi ringrazio perché hanno osato cambiare un po' quella che è la prassi delle, non dico le regole, non stiamo violando le regole, ma abbiamo adattato quello che è il bisogno delle nostre cronicità nel nostro territorio. Per cui il punto di partenza non è questo contratto, il punto di arrivo che ci permetterà di sottoscrivere ulteriori procedure sempre finalizzate alla gestione sul territorio in prossimità delle cronicità della nostra popolazione. Grazie alla dottoressa Tossi. Prova. Prova, ecco. Dottor Montazzi, ve lo voglio presentare se mi interviene brevemente, convocato il personale della, del Servizio Sanità. Sì, grazie Assessore, questo è un accordo molto importante, come già hanno detto correttamente i rappresentanti dell'organizzazione dei sindacali della Commissione Generale che hanno partecipato alla firma di questo accordo. Sostanzialmente siamo andati proprio nella direzione di riconoscere quello che è l'impegno aggiuntivo che viene erogato da questi medici in comunità assistenziale e va proprio nella direzione di andare a tamponare la situazione di criticità che è presente a livello nazionale per la carenza di medici in questo particolare settore. È stato un percorso condiviso che ha portato a un importante risultato di oggi. Grazie dottore. Allora, io poi vi lascio la possibilità di fare le domande perché naturalmente penso che volete sapere un po', no? Riassuntivamente la cosa. Allora, la prima questione che volevo sottolineare ed è molto importante è che questo aiuto ci viene fornito in modo veramente intelligente, esaustivo, propositivo dai sindacati del personale dei medici di medicina generale che a sua volta si pongono a disposizione della sanità del nostro paese. Io lo voglio dire alla loro presenza non per compiacere di Massimo e Fabrizio, ma la fortuna di avere il medico di famiglia. Il medico di famiglia, cioè il medico che conosce tutto, i figli, i nonni, dei parenti. Non lo so se questo modello da sostituire con il funzionario, il medico che è presente nei centri può funzionare meglio. Questo, quindi è una discussione quella che noi incardiniamo, perché il medico di famiglia è un brand italiano. Io sono veramente onorato di ringraziarli oggi, perché se non ci fosse stato il loro aiuto, il loro contributo, noi non avremmo raggiunto questo obiettivo, nel senso che è quello di porre le difficoltà al servizio di un modello organizzativo. Quindi anche il modello sperimentale è un'invenzione, diciamo così, loro, è un'invenzione dei sindacati del personale della sanità. E condivido e sottolineo quello che ha detto il dottor Marzi, ma anche il dottor Valeri, che questo è un accordo innovativo a livello nazionale, è un modello nazionale quello che parte dalla Regione Marche. E quindi credo che ancora una volta dobbiamo significare che i corpi intermedi della società, le associazioni rappresentative fanno la differenza quando la loro partecipazione è conflittuale, ma è cooperativa, è diretta a risolvere i problemi della società. Se ci sono delle domande, penso di sì, da parte dei giornalisti. Io ti conosco, però se ti presenti sì, loro. Luca Fabri, agenzia Dire, se mi dai il microfono, forse. Volevo capire nel concreto che cosa prevede l'accordo, perché da quello che ho detto ho capito che ci sarà un'analisi del fabbisogno, cioè capire le zone in cui c'è una certa richiesta, ma poi
non ho capito come andrà programmata la rete della continuità assistenziale nel concreto, ma per sì, a parte gli aspetti che sottolineava anche il dottor Valeri, c'è un incremento del compenso dei medici di continuità assistenziale fino a 40 euro, anche qui l'azione che verrà fatta poi ogni singola area vasta, quindi la regione dispone un livello di 30 euro, poi le aree vaste andranno a negoziare proprio sulla base di questi carichi di lavoro un incremento fino a raggiungere i 40 euro, quindi c'è un miglioramento importante perché è un incremento notevole rispetto a quello che è il livello di retribuzione oraria della continuità assistenziale. Ma il meccanismo in realtà è molto semplice, nel senso che fatta questa mappatura si divideranno delle zone in cui si sarà attivata una H16 rispetto ad altre zone dove sarà attivata una H24, rimane la H24. Ad esempio, un'area vasta, un distretto che potrebbe avere 8 sedi di guardia medica, probabilmente se ne individueranno 4 dove sono quelle che c'è una richiesta minore durante la fascia oraria 28, rispetto ad altre che, come ho detto prima, potrebbero essere sedi di strutture residenziali, ospice e quant'altro, dove rimane l'H24, cioè dalle 20 di sera fino all'8 del mattino. Che cosa succede? Che queste sedi saranno delle sedi definite hub, cioè saranno praticamente i pilastri di tutta questa nuova struttura, dove tra l'altro è anche una funzione di centrale telefonica, perché come dicevo prima non è che c'è uno sguarnimento delle attività assistenziali, diciamo, notturne, c'è un miglioramento. Laddove invece ci sono meno richieste di assistenza saranno le sedi spoke e quelle rimarranno attive fino alle ore 24 di sera. Che cosa succede tra le 24 e le 8? Nelle sedi hub non succede niente, perché come adesso nelle sedi spoke ci sarà una copertura telefonica da parte delle sedi hub che sapranno indicare se c'è l'esigenza di attivare il 118 o se si può tranquillamente aspettare alle 8 del mattino. Spesso in queste sedi spoke la valutazione delle richieste, la mappatura delle richieste fa riferimento a una micropatologia, ma non direi neanche una patologia, al consiglio notturno. Devo dire anche qualcuno che durante la notte vuole sentire una voce amica, qualcuno che ha una piccola febbre che può tranquillamente arrivare al giorno dopo. E questa è la mappatura che è stata fatta. Ecco, su queste cose, come dire, non c'è una situazione di urgenza non differibile o di emergenza, per cui si può tranquillamente aspettare il giorno dopo l'assistenza che sarà in grado di dare risposte adeguate a queste, come dire, esigenze certamente non di patologia. Dove invece c'è una urgenza non differibile, un'emergenza, interviene il 118 come sta intervenendo adesso. Per definire appunto quali sono quelle con maggiore insediate, si fa una valutazione degli accessi negli anni precedenti? Si fa una valutazione storico, si fa una valutazione in base alla redazione dei registri che il medico di continuità in quella sede fa. Volevo dire qualcos'altro, nel senso che questo non vuol dire che ci sia un calo dell'assistenza, lo volevo rimarcare, perché non è che si sguarnisce il territorio, anzi, come voi sapete, ci sono delle città intere che sono tutt'oggi quasi di notte scoperte. Quindi, un esempio, Fano molte volte copre Pesaro. Quindi voglio dire, questo è però l'emergenza, questa è la difficoltà che noi andiamo adesso a superare e cercare di avviare. Ma di fatto non sarà mai così, nel senso che noi dovremmo vedere i territori come sono strutturati, l'assistenza che c'è in quel territorio. Quindi, cioè, adesso siamo stati costretti, in qualche modo non c'erano medici e bisognava fare in questo modo. Quindi ci sarà sempre il medico che risponde, come adesso risponde la guardia medica di Fano, a uno di Pesaro: il dottor c'è la febbre, questo qui, Moreto, in questo momento gli suggerisce, gli dice come fare. Cioè, ecco, noi vogliamo strutturare questa cosa e cercare di evitare che qualcuno si trovi in difficoltà, sia medici che pazienti. Quindi i colleghi devono essere supportati, aiutati, e noi li stimoliamo, perché questo è un lavoraccio, come voi capite, nel senso che rimanere
davanti una platea così vasta, essendo in pochi, ecco, noi vogliamo evitare che il medico si trovi in queste situazioni, mai più si trovi in queste situazioni. Quindi stimoliamo, e anche a livello di quota oraria, siamo arrivati fino alle 40 ore, se c'è una zona ampia, a 40 euro all'ora. Quindi siamo arrivati a quel punto con degli accordi locali, e dove ci sarà l'ASUR ha dato chiaramente la sua disponibilità ad accettare questo, perché ci aveva stimolati, noi avevamo fatto delle richieste dalla Vasta 1 in questo senso da un po' di tempo. Quindi voglio dire, è una cosa che andrà a migliorare. Poi con la sperimentazione vedremo, la sperimentazione si chiama apposta sperimentazione, cioè andiamo a vedere come fare, andiamo a vedere se funziona, se vale la pena, se ci sono. Quindi in attesa di tutto questo noi abbiamo predisposto una sperimentazione, credo che sia stata ben fatta. Quando diventerà operativo l'accordo e si giochi insieme? Ma io credo che diciamo che l'accordo operativo nel momento in cui viene pubblicata la delibera, quindi operativa. Adesso il tempo di ogni area vasta analizza questi dati di attività che vengono fatte dalle singole postazioni. La tipologia delle attività, per esempio, noi abbiamo visto che molti, soprattutto nella fascia oraria dalle 24 alle 8 di mattina, sono contatti telefonici, quindi il contatto telefonico può essere fatto da una semplice postazione AM senza che naturalmente ci sia. E poi ogni area vasta modellerà il bisogno di assistenza e di continuità assistenziale a secondo del bisogno, quindi potremmo avere, per dire, anche delle disomogeneità da un territorio all'altro, perché diversa la richiesta dei cittadini. Quindi è un'assistenza più di tipo personalizzata, particolarizzata. Però ecco, la delibera è operativa, e quindi da oggi potremo cominciare a fare la valutazione, ce l'abbiamo già, l'accordo locale per l'applicazione. Sono per queste nuove assunzioni? Le assunzioni naturalmente sono, il calendario è aperto, nel senso che tutte le sedi vacanti sono pubblicate. Quindi, come voi sapete, c'è una abbastanza grande carenza di medici. Tenete conto che questi problemi sono stati tutti convogliati in un documento che nella conferenza Stato-Regione, le regioni hanno proposto al Ministero della Salute. È previsto un incontro con il Ministro della Salute che deve essere calendarizzato nei prossimi giorni, quindi a cui anch'io parteciperò a Roma. Chiaramente, che cosa è successo? Gli eventi bellici hanno un po' obnubilato questo tema politico fondamentale, ma dobbiamo assolutamente affrontarlo, perché il turnover del personale non è coperto dai nuovi medici che escono né dalla facoltà di medicina né dalle specializzazioni. C'è un range, classe 1951 di nascita, 1963, che copre quasi il 35% dei medici nazionali, quindi sono studiati tutti medicina dal 51 al 63, e quindi questo è un problema, per fortuna, è un problema molto serio questo. No, però voglio dire, alla luce di questo, il fatto della quota oraria che andrà è anche per quello, per stimolare, perché voglio dire, ci sono parecchi colleghi che erano così, sfiduciati, o anche si sono visti in tantino, ecco, sottoconsiderati, perché volenti dovevano fare per 23 euro, dovevano fare un lavoro di 2-3 persone, per dire, non mi sembrava giusto. Beh, adesso con questo stimolo, questa cosa che abbiamo, noi speriamo che molti di questi ritornino vicino alla guardia medica, insomma, e a fare la continuità assistenziale, che è un'attività seria, è un'attività importantissima. Quindi ecco, speriamo di aumentare anche le forze in campo con quelle che ci sono già nelle migratorie. Qual è l'organo progressivo, e se c'è anche un programma riguardo medico? Potrei dare un numero per l'altro. A questa risposta ci riserviamo solo di fare una ricognizione, magari. Io voglio precisare una cosa: valutate che questo meccanismo che noi vogliamo introdurre, questo hub e spoke, che poi riguarda, come voi sapete, il sistema degli ospedali per acuti, ma anche l'impianto PNRR, no? Casa di comunità, ospedale di comunità, sempre hub e spoke, tende anche a salvaguardare, se mi permettete, la professionalità, ma anche l'impiego di questi giovani medici. C'era una iscritta del tuo sindacato, Maggi,
che mi diceva: io devo andare con la mia macchina su per le montagne, no, quando mi chiama una persona. Cioè, anche l'impiego di questo servizio deve essere limitato ai casi veramente necessari. Cioè, non è che il medico di continuità assistenziale fa lo psicologo e non il sociologo. Quindi questo meccanismo serve anche per l'impiego. Tanto è vero che questa giovanissima dottoressa, no, da poco laureata, dice: io mi sento anche insicura, ho pure paura a viaggiare di notte con la mia macchina in mezzo alle montagne marchigiane. Capite quindi che si tratta di razionalizzare anche le risorse e di garantire questi giovani medici, dal punto di vista anche professionale, delle prestazioni che vanno a erogare. E quindi, se mi permettete, dobbiamo anche pensare ogni tanto a ringraziarli, perché altrimenti questo meccanismo per cui si chiedono sempre prestazioni, bisogna anche avere la capacità di sottolineare e di rilevare che queste sono prestazioni erogate di notte, nella maggior parte da ragazzi giovani, cioè sono missioni piuttosto complicate che appunto dobbiamo rimeritare, se mi permettete. Ogni tanto ringraziamo queste persone. Assessore, scusi, ci ricordate come erano le condizioni economiche prima del passaggio tra il paese? Allora, il tema era, poi rispondendo loro, era la tariffa oraria del 23 euro l'ora, poi ci sono state, diciamo così, delle regioni che avevano innovato in via sperimentale, poi avevano ritirato gli atti, perché quando si fa un accordo di questa natura ci assumiamo delle responsabilità, soprattutto le amministrazioni, la regione, perché poi c'è sempre un vaglio, un controllo da parte della Corte dei Conti, che anche in passato è stata impietosa su certi sistemi. Vorrei anche dire, invitare tutti a valutare con un po' di sensibilità questi accordi che noi vogliamo proporre, perché sono per il bene della comunità, cioè non è che c'è un interesse diverso. Quindi tenete conto che, siccome l'ordinamento prevede l'accordo nazionale quadro, e questa materia è di competenza dello Stato, non delle regioni, ma competenza nazionale, ma per un semplice motivo, che bisogna salvaguardare sempre il principio della proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato al trattamento. Tenete conto, cioè, che in questa materia noi abbiamo i medici di medicina generale, l'autorità assistenziale, abbiamo i medici ospedalieri, abbiamo diverse figure professionali che comunque devono essere riconsiderate all'interno di un comune trattamento. Non so se mi sono spiegato, cioè non si può stabilire se semplicemente quella tipologia di trattamento orario va riconsiderato in un sistema, e se mi permettete, questo è stato l'aiuto che abbiamo ricevuto da parte dei sindacati, e quindi credo che sia un intervento che va nel novero comunque di tener conto di tutta questa filiera, no? Della proporzione. Sì. No, infatti volevo dire che noi abbiamo cercato di fare un pochettino la quota oraria, proprio perché c'erano stati dei tentativi in altre regioni che non erano andati a buon fine, non sono andati a buon fine. Quindi alla fine molti hanno cominciato a dire: ah, diamo solamente un tot di quota oraria in più solo sugli orari eccessivi, sugli straordinari. Invece noi abbiamo fatto una quota oraria di base per questi che hanno questo lavoro, e siamo andati a finire, diciamo, un margine che è di 40 euro, che è quello che l'USCA in questo momento è la paga oraria dell'USCA. Quindi abbiamo cercato di equilibrare, perché molti di questi ragazzi sentivano veramente, diciamo, ecco, noi facciamo tutti questi chilometri, dicevano giustamente l'assessore, di notte, in giro, senza niente, chiamati da tutti, e prendiamo 23 euro, cioè, sembrava giustamente una cosa da sanare, e noi credo di averla, che l'abbiamo fatta. Se non ci sono altre cose, poi potete chiedere Maggi, rispondente al telefono, Fabrizio, Valeri, pure vi ringrazio e alla prossima. Ci pagate per questo.